Ciao amici e bentornati sul mio canale Fermentum. Oggi prepareremo insieme la cultura calabrese. La Pasqua si sta avvicinando e questo è un dolce tipico proprio di questo periodo. È un dolce che si trova un po' in tutte le forme e ci sono tantissime ricette. Oggi ne prepareremo una versione lievitata, sofficissima. È un prodotto che in questo periodo si regala, si prepara in famiglia e si regala uno per ogni componente della famiglia. La più grande solitamente è quella destinata alle persone più importanti, le più piccole sono destinate ai bambini. Oggi noi ne prepareremo una molto grande, di forma circolare, cultura vuol dire proprio corona, dalla forma intrecciata. Particolarità è che sulla superficie vengono disposte delle uova sode, che mi raccomando, per tradizione, devono essere sempre in numero dispari. Colgo pertanto l'occasione con questo video di augurarvi una buona Pasqua e vi ricordo che tutti gli ingredienti li trovate giù in descrizione. Non dimenticate di lasciare un like o un commento, di iscrivervi al canale tramite il pulsante che vedete qui in basso e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Ma adesso andiamo con le mani in pasta! Partiamo con tutta la farina in ciotola e inseriamo il lievito di birra. Uniamo bene i due ingredienti. Apriamo un po' al centro e versiamo tutto il latte. Aggiungiamo tutte le uova. Inseriamo lo zucchero. Ed infine il sale. E iniziamo ad impastare. Dapprima con le dita iniziamo a rompere le uova, a sciogliere lo zucchero. Pian piano incorporiamo la farina. Impastiamo con la nostra impastatrice manuale, con una mano impastiamo e con l'altra ruotiamo la ciotola. Durante le prime fasi vedremo che l'impasto sarà abbastanza duro, tenace. Lo lavoriamo bene fin quando la ciotola non sarà pulita e sarà abbastanza omogeneo. Oltre che con le dita ci verrà comodo anche impastarlo con i polsi. A questo punto possiamo inserire l'olio, lo inseriremo in più riprese, circa 5-6 volte. Ne mettiamo una piccola parte e lo facciamo incorporare all'impasto. Inserendone poco per volta sarà più facile farlo assorbire. Lavoriamo ripiegando l'impasto su se stesso e quando l'olio sarà stato assorbito ne inseriremo dell'altro. Continueremo così fin quando non avremo fatto assorbire tutto l'olio. Vedremo che man mano che andiamo avanti l'impasto diventerà sempre più morbido. Ancora un altro goccio di olio e continuiamo ad impastare. In totale avremo bisogno di circa 10-15 minuti di impastamento. Vediamo che già l'impasto è molto più morbido ed è molto più malleabile. Aggiungiamo l'ultima parte di olio e completiamo l'impasto. Facciamo le ultime pieghe in ciotola prima di passare sulla spianatoia. Ad olio completamente assorbito, andiamo sulla spianatoia e facciamo le ultime pieghe.
Lavoreremo con una o con entrambe le mani, come ci viene più comodo, arrotoliamo e ribaltiamo l'impasto. Ad impasto asciutto, compatto e omogeneo, lo chiudiamo e lo lasciamo riposare a temperatura ambiente per 10 minuti, coperto con una ciotola. Trascorso questo tempo, riprendiamo l'impasto, facciamo qualche piega e lo rimettiamo di nuovo in lievitazione. Chiudiamo e andiamo in ciotola, coperta con pellicola, lo lasceremo così lievitare a temperatura ambiente per circa un paio d'ore. Io adesso in casa ho circa 20-22 gradi. Trascorse le due ore e impasto raddoppiato, togliamo la pellicola e ribaltiamo sulla spianatoia. Ora è il momento di porzionare l'impasto. Senza la bilancia, in questo caso non sarà necessario, togliamo via un pezzetto di impasto e della restante parte ne faremo tre parti uguali. Dividiamo in tre parti uguali, più o meno indicativamente, non è importante essere perfetti al grammo. Iniziamo a sfilarli con entrambe le mani, dovremmo ottenere dei filoncini abbastanza lunghi per poi realizzare la nostra treccia. Sfiliamo bene e cerchiamo di mantenere un cordoncino omogeneo, quindi della stessa dimensione lungo tutta la lunghezza. Sfiliamo tutte e tre le parti e ci prepariamo a formare la treccia. Mettiamo i tre capi, in questo modo ci verrà più semplice realizzare la treccia e andiamo ad intrecciare. La formiamo nel più classico dei modi, quindi la classica treccia. La completiamo, chiudiamo bene le estremità. La tiriamo un po' tra le mani, la allunghiamo un po' e andiamo a formare la nostra corona. Sigilliamo bene la parte dove uniremo l'impasto, sistemiamo un po'. A questo punto possiamo passare su una teglia rivestita con carta forno e andremo a guarnirla. Metteremo sulla superficie tre uova sode. Facciamo un po' di spazio proprio nel punto in cui andremo a inserire l'uovo e lo adagiamo delicatamente. Faremo la stessa operazione per le altre due uova. Facciamo un po' di spazio sull'impasto e mettiamo l'uovo. Sistemiamo un po' e col pezzo di impasto che avevamo tagliato all'inizio faremo dei filoncini per chiudere, per fare delle gabbiette sulle uova. Sfiliamo questi pezzetti di impasto tra le mani, bagniamo i bordi in modo tale che aderiscano bene e li adagiamo sulle uova in questo modo. Ne metteremo uno in un senso e uno nell'altro. Completiamo anche per le altre due uova. Sfiliamo con le mani. Ci bagniamo le mani e umidiamo le due estremità.
e adagiamo sull'uovo. Completiamo anche sull'ultimo uovo, copriamo con pellicola e lasciamo lievitare così a temperatura ambiente per circa un'ora e mezza. Quando la cottura sarà ben lievitata, togliamo la pellicola e spennelliamo con un tuorlo miscelato con un cucchiaio di latte. Questo renderà la cottura lucida. Cerchiamo di spennellare bene tutta la superficie e anche la parte laterale. Avremo così un colore omogeneo. E ora andiamo in forno, ben caldo, a 180 gradi, in modalità statica per circa 30 minuti, infornato sul ripiano medio-basso del forno. Ed eccola amici, la nostra cottura appena sfornata. Una volta raffreddata sarà anche il momento di scoprire l'interno. Sofficissima amici, come sempre vi ringrazio per avermi accompagnato fin qui e con me ci vediamo al prossimo video.